Bentornato Gugliel, bentornata. Terminiamo la descrizione della masterizzazione. Avrai già masterizzato qualche disco, ora proviamo a fare un'immagine. Che cosa vuol dire fare un'immagine? Creare un'immagine? Ne avrai sicuramente sentito parlare. Ti confesso che la prima volta che... Ho percepito il suono di questa parola, quindi creare un file immagine associato ad un disco, ho faticato a relazionare le due cose. Non riuscivo a comprenderne il senso, in quanto avevo difficoltà a relazionare la parola file collegata ad immagine, non riuscivo a correlarle. Il file immagine in questione riferito ad un disco. Tutto sommato rappresenta un singolo file che viene memorizzato sul disco rigido, il quale contiene tutte le informazioni dei dati praticamente che dovranno essere masterizzati in seguito su un disco. Il processo è bidirezionale, mi spiego meglio. Se possiedi un file immagine, tale file può essere trascritto su un disco. Al contrario, da un disco con dei dati, ad esempio un programma, dei documenti, dei video, eccetera, è possibile creare un file immagine dello stesso da conservare come copia di backup. Al suo interno, quindi all'interno del file immagine, è presente tutto il contenuto della fonte, che in questo caso è proprio il supporto ottico, quindi proviene dal supporto ottico. Potresti chiederti ma che senso ha conservare un file immagine? La risposta è che potrai creare n copie del disco stesso come fosse una copia di sicurezza, ma attenzione in questo caso a creare file immagine di supporti contenenti dati coperti da diritti d'autore. La risposta principale che quando l'ho scoperto mi sono detto ma quanti dischi ho sprecato, ma subito dopo ho detto mai più ne sprecherò. È quella che una volta che hai creato un file immagine lo potrai esplorare con dei programmi dedicati ma testarne il contenuto. Come puoi farlo? Con un lettore virtuale. Eccola la risposta. Hai presente un lettore CD DVD del tuo computer? Beh, un artificio software che permette di ingannare, prendere in giro il computer simulando la presenza di uno o più lettori. Sì, proprio così. Uno o più lettori. Potrai creare, quindi, un numero sulla carta indefinito di lettori che potrai in seguito esplorare da Esplora risorse quindi sai bene cosa farne di questi lettori o no nelle impostazioni all'interno del programma si usa il termine montare o smontare potrai montare il file immagine ossia caricarne il contenuto trasferirlo al suo interno in modo da poterlo consultare liberamente aprendo Esplora risorse come se tu avessi un CD o un DVD reale e lo inserissi all'interno del tuo lettore. Potrai accedere al contenuto del file immagine grazie proprio al lettore virtuale. Poi, in base alla categoria del file, al tipo del file, se avrai installato i programmi dedicati, avrai l'opportunità di aprire e visionare tutti i file in esso contenuti. Addirittura, se fosse un file avviabile in inglese bootable, lo potrai anche utilizzare all'interno di una macchina virtuale per poterlo testare, come ad esempio l'installazione di un sistema operativo prima di installarlo realmente all'interno del tuo computer. Grandioso, vero? E una macchina virtuale in azione l'hai già visionata. Se non ricordi, prova a vedere i video didattici relativi alle lezioni 54, 55 e 56, dove è evidenziata proprio l'installazione del sistema operativo all'interno di una macchina virtuale. Troverà infatti descritta l'installazione di Windows 7 grazie all'uso di un programma che integrato all'interno di Windows 7 proprio chiamato Microsoft Virtual PC sarà in grado di creare una macchina virtuale e potrà lavorare accedendo tra le altre cose proprio ad un file immagine contenenti i file di installazioni del sistema operativo, come abbiamo detto, fosse un DVD fisico. Quali programmi potrai utilizzare? Beh, come ho descritto in precedenza, in base alle tue necessità, direi come punto di partenza di rivolgerti a programmi gratuiti, a meno di necessità particolari. Che quindi andrai a ricercare nello specifico. Certamente avrei sentito parlare di programmi molto performanti ed efficaci dal nome un po' colorato, ma senza nulla togliere alla professionalità di tali software, mi allontanerei dall'acquisto o dal loro uso anche in caso di acquisizione alternativa. Questo perché più operazioni sono in grado di eseguire. I programmi e per forza di cose più pesante sarà il programma stesso e quindi maggior risorse priverà al tuo computer. Alcuni programmi sono in grado di eseguire talmente tante funzioni che quasi il processo di masterizzazione è la loro secondaria missione. A questo punto direi la semplicità la fa da padrone. Devo masterizzare? Allora acquisisco un programma di masterizzazione, scegliendo quello che mi dia le funzioni che maggiormente utilizzo. Esiste poi il valore aggiunto che alcuni di questi programmi di masterizzazione non necessitano l'installazione all'interno del sistema operativo, in inglese standalone. Lo scarichi. Lo copi, lo incolli su una tua pendrive o sul tuo disco rigido, ne regoli le opzioni in base alle tue esigenze e lo utilizzi su tutti i computer dotati di un masterizzatore. Ecco quindi, per renderti cosciente, una piccola lista di operazioni che probabilmente ti troverai ad eseguire nella masterizzazione, nel corso dell'utilizzo del tuo computer. Avrai la necessità di creare un file immagine da disco, come abbiamo appena accennato. Avrai la necessità di creare delle compilation di dati, documenti, foto, mp3 o video, presentazioni, email e così via. Avrai la necessità di creare CD o DVD audio. Avrai la necessità di creare CD, DVD video oppure copiare il contenuto di un disco su un altro disco o cancellare un disco. Bene. Queste sono le maggiori operazioni che eseguirai nell'arco della tua vita e, per qualche utente, anche più del necessario. Allora, detto questo, perché cercare programmi complessi quando molti altri offrono semplicità, azioni intuitive, leggerezza, versatilità e, per di più, informato gratuito? Ecco di allora una piccolissima lista di programmi che, che eseguono le funzioni appena evidenziate. Il programma che ad oggi maggiormente utilizzo è CD Burner XP, oppure un altro InfraRecorder o Burn aware o Bar for Free, infine Free CD DVD Burner. Ma guarda che la lista è interminabile. Bene, andiamo a vedere come utilizzare un file immagine. All'interno di questa partizione ho creato un un file immagine di prova al cui interno ci sono dei file. Per poter utilizzare un file immagine e quindi visionarlo, come detto, devo avere un lettore virtuale. Ho scaricato un programma che permette la creazione di lettori virtuali, quindi installiamolo come prima cosa. Clicchiamo pure due volte rapidamente sull'eseguibile e installiamo questo lettore virtuale. Questa è la prima schermata di benvenuto. Clicchiamo pure su next, su avanti, e in sequenza fino a raggiungere la schermata finale dell'installazione. A volte potresti avere una notifica che ti indica che il software che stai installando non ha fornito una firma digitale quindi in linea del tutto teorica potrebbe danneggiare il computer ma in questo caso accettiamo di buon grado l'installazione del software l'installazione del programma è andata a buon fine clicchiamo pure su finish come puoi vedere in basso a destra si è creata una nuova che è proprio quella del programma che sto utilizzando. Cliccando con il tasto destro del mouse, con il pulsante destro del mouse, sull'icona stessa si genera un menu. Dalla prima sezione potrai montare o smontare un file immagine, dalla seconda sezione set number of drivers potrai selezionare il numero di driver e quindi il numero di lettori che potrai installare. Noi clicchiamo sulla Prima sezione andiamo a caricarci, quindi montare il file che abbiamo precedentemente creato l'immagine di prova. Si aprirà infatti Esplora Risorse e andremo a visionare proprio il file immagine. Come puoi vedere in questo caso è nato un nuovo lettore in visione all'interno di Esplorar Risorse che presenterà il contenuto del file immagine. Quindi potrai visionarlo e avviarlo, come nel caso di queste che sono delle foto, se hai installato un programma predefinito. Potrai visionare anche questo file in quanto è un video di una lezione precedentemente memorizzata. Oppure avviare il programma che ho inserito all'interno di questo programma. File immagine. Quindi, come puoi ben vedere, l'utilità di un file immagine è estrema. La creazione di un file immagine, invece, la rimandiamo quando descriveremo i programmi di masterizzazione. Bene, nella prossima lezione continueremo il percorso didattico con nuove informazioni. Ora un forte saluto, ci a apprezzo da Gallo e alla prossima!